Buongiorno vincitori e bentornati ad una nuova puntata con Analisi Tecnica di Finanza Online. L'ultima seduta della settimana parte all'insegna della cautela per le borse europee e piazza affari. Dopo il balzo di ieri sostenuto dai buoni dati sul mercato del lavoro USA, che a giugno hanno mostrato un miglioramento maggiore del previsto, alimentando le speranze di una ripresa veloce dell'economia mondiale dallo shock del Covid. Questa mattina un altro segnale incoraggiante giunto dalla Cina, dove l'indice PMI servizi è balzato a giugno oltre 58 punti, in fase di espansione, in quanto superiore alla soglia dei 50 punti e su livelli più alti degli ultimi 10 anni. Tuttavia l'ottimismo per le buone indicazioni macro viene spento dai timori per il continuo aumento dei contagi da Covid negli Stati Uniti. Nella giornata di ieri le nuove infezioni individuate negli USA sono state pari a più 55.000, record di crescita giornaliero mai riportato in altri paesi del mondo. Il numero dei morti per Covid negli Stati Uniti è salito oltre 128.500. Si ricorda infine che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la celebrazione della festa dell'indipendenza del 4 luglio, che cade nella giornata di domani. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, UBI Banca ed Eni. Il FTSE MIB viaggia a poco mosso in era 19.900 punti. L'indice ha cercato di staccarsi dalla fase laterale di breve, portandosi oltre il 50% di Fibonacci a 19.818 punti, di tutto il downtrend avviato a febbraio 2020. La conferma del break dovrebbe consentire all'indice di mettere il mirino su 1.8 di Fibonacci a 21.155, area di resistenza importante per la presenza della media mobile 200 periodi. Al rimbasso invece l'altura del supporto chiave a 18.000 punti, dove passa anche la trenera rialzista che ha confermato i corsi da metà febbraio, potrebbe provocare ribassi marcati verso 16.700-16.000 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro grafico in via di miglioramento per UBI Banca, che è riuscita a superare con forza il livello chiave dei 2,89 euro, raggiungendo quota 3 euro. In tale scenario il prossimo ostacolo al rialzo è rappresentato dalla resistenza dei 3,11 euro, che se raggiunta si andrebbe a chiudere il grande gap che si era formato con la seduta del 9 marzo scorso. Il sorpasso dei 3,11 euro aprirebbe la strada al titolo verso i suoi target a 3,30 e 3,51 euro, anche se restano ancora molto lontani i massimi di febbraio a 4,51. A ribasso invece troviamo una fascia di supporto importante formata dal livello statico di 2,89 e la media mobile in area 2,79 euro. La rottura di tale fascia di prezzo darebbe un segno di debolezza che potrebbe innescare accelerazioni al ribasso verso 2,58 e 2,30 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Dal punto di vista grafico, Eni rimane inserito in una fase laterale di medio periodo, oscillando a 8 e 10 euro. La seconda metà di giugno la traiettoria si è fatta ancora più sentire, con il titolo che non è più riuscito a superare la resistenza dei 9 euro. È questo l'ostacolo che divide Eni dai successivi target collocati a 9,60 e 10 euro. Solo raggiunto quest'ultimo livello serve un miglioramento del sentiment di mercato sul titolo, che andrebbe così a chiudere il grande gap che si era formato nella seduta del 9 marzo scorso. A ribasso invece il supporto da tenere monitorato è quello degli 8 euro. Il break confermerebbe il sentiment avverso sul titolo e potrebbe scivolare verso 7,60 e 7 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.